Società Metropolitana di Genova partecipa in qualità di partner al progetto Proteina, presentato nell'ambito del programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo. Qual è l'obiettivo generale di questo progetto? Quello di aumentare la capacità transnazionale di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso lo sviluppo di popolazioni resilienti, nel particolare quello di ridurre il rischio da alluvioni. Attraverso delle azioni congiunte ci sarà la possibilità quindi di predisporre un modello di pianificazione e di gestione dell'emergenza, anche attraverso la partecipazione di cittadini, degli stakeholder, degli amministratori locali, e inoltre anche la creazione di microstrutture blu-verdi di mitigazione del rischio di alluvione. Perché abbiamo scelto come città metropolitana l'area dell'Alta Val Polcevera? Perché Città Metropolitana sta coordinando questi comuni e supportandoli nella redazione del primo PUC intercomunale. Una pianificazione quindi urbanistica che presenta molte attinenze con la pianificazione di emergenza, e quindi potremo anche sperimentare un nuovo coordinamento per i piani di protezione civile nell'ambito di un ambito ottimale. Città Metropolitana è uno dei tanti partner, sono molti i soggetti che partecipano in tutte le regioni mediterranee, quindi oltre a noi ci sono partner in Toscana, in Sardegna, in Corsica e nella Francia meridionale, nella zona di Nizza. I risultati del progetto verranno poi solidarizzati tra tutti i partner e diventeranno una buona prassi che speriamo diventi appunto un modello per il futuro. Il progetto vede adesso soltanto l'individuazione dello spazio, si è trovato uno spazio adeguato nel giardino della scuola media di Campo Morone, e nei prossimi mesi verrà installato, secondo le regole del Rain Garden che sono state date dall'Università di Genova, che ha collaborato da un punto di vista scientifico al progetto, e verrà quindi inaugurato in primavera con le piante. Adesso vedete soltanto un praticello che non è praticamente utilizzato tra l'altro dalla scuola, quindi non andiamo a togliere uno spazio verde. Lo spazio verde verrà valorizzato con delle piante nuove che vedremo nei prossimi mesi. Siamo nel sito in cui verrà realizzato questo Rain Garden. Il Rain Garden è una zona verde, quindi una zona piantumata, che per le sue caratteristiche appunto vegetazionali e per la composizione del terreno è in grado di ricevere l'acqua piovana, che raccoglie non soltanto ovviamente dal cielo ma anche da superfici impermeabili circostanti, e la filtra e la trattiene per poi cederla, se è in eccesso, al sistema di smaltimento dell'acqua piovana. Serve a scaricare acque più pulite nei ricettori, quindi in questo caso nel torrente che passa qui vicino, e serve anche a rallentare nei momenti di intensa piovosità il flusso d'acqua che spesso le reti comunali fanno fatica a smaltire. Vedremo quindi quest'area, quando verrà realizzato il Rain Garden, collegato alle superfici appunto impermeabili circostanti con delle tubazioni che appunto scaricheranno l'acqua nell'area vegetata, con piante in grado di sopportare quindi periodi di maggiore presenza di acqua, quindi di stare anche per un po' di ore a mollo, quindi con allagate, e però di resistere anche nel periodo estivo che, come sappiamo, in Liguria è tendenzialmente siccitoso. Siamo qui per l'incontro con la Fondazione Cima per questo progetto fatto per i 5 comuni, quindi Campomorone, Ceranesi, Mignanico, Serrarico e Sant'Olcese. Si è parlato moltissimo di tutti i fattori che possono essere utili e concorrere per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per a contrasto delle bombe d'acqua. Questo è uno dei metodi per cercare di contrastare appunto questo fenomeno. Quale miglior partenza che non dai ragazzi, dalle scuole, la sensibilizzazione ai ragazzi su tutto ciò che sono le misure di autoprotezione e tutto ciò che può concorrere alla salvaguardia non solo delle cose ma soprattutto delle persone. Quindi ben venga questo intervento della Fondazione Cima e quindi di Città Metropolitana a coordinamento
dei comuni, con i quali sono stati fatti numerosissimi incontri dedicati ai ragazzi piuttosto che agli insegnanti che alle associazioni, proprio per sensibilizzare al massimo la cittadinanza e tutte le associazioni, i punti di aggregazione sui territori.